Siamo fiduciosi perché abbiamo visto un atteggiamento pronto del governo. Dopo 10 giorni dall'evento è stato emanato un decreto per noi estremamente importante. Quindi siamo fiduciosi che i nostri parlamentari veneti in qualche modo siano in grado di far fronte a questa emergenza che ha dei numeri non sostenibili per un piccolo comune come il nostro. Qual è il bilancio dei danni? È di 90 milioni, oltre 90 milioni di euro per i 30 comuni, il 70% per il comune di Dolo. E poi molte le famiglie colpite, quante case, abitazioni non hanno agibilità? Sono 140 le case nel comune di Dolo in ordine alle quali è stata notificata l'ordinanza di inagibilità. Sono tantissime le famiglie che si trovano in questa situazione in questo momento. Sbloccato il patto di stabilità, però pare ci siano altri fondi dove, insomma, in cui attingere. Sì, lo sblocco del patto di stabilità è un primo passo, ma non è sufficiente a rispondere ai nostri cittadini. Le proposte che ho sentito stamattina sono interessanti, anche perché sembrano voler instradare questa nostra emergenza verso un iter che assomiglia a quello con cui è stata data risposta al terremoto dell'Emilia-Romagna. Lì sono state date risposte concrete, spero che arrivino anche per noi. Poi appunto parlava del fondo, di questo fondo, insomma, 4 milioni di euro. Sì, è l'avanzo di amministrazione del Comune di Dolo a cui il Comune non può attingere vigente il patto di stabilità. Ora abbiamo saputo che è stato allentato per il 2015, ci auguriamo di poterlo fare anche per il 2016 in modo da poter attingere alle nostre risorse. Allora, con il Comune di Pianiga stiamo creando un tavolo di studio al fine di verificare come distribuire le somme che sono state messe a disposizione dalla solidarietà di tutti i cittadini che continuano a versare sui nostri conti correnti. Tantissime le manifestazioni di solidarietà a cui vogliamo dare una risposta concreta dandole ai nostri cittadini. Stiamo cercando dei criteri condivisi che tengano conto sia del danno che i cittadini hanno subito che del loro reddito o di altre eventuali proprietà a loro disposizione.